ed ecco le squadre, stanno facendo l'ingresso all'interno del campo da gioco. Buon pomeriggio da Alessandro Gentili di Flash Sport. Siamo qui per trasmettervi il match per, valido per la 22esima giornata del campionato Under 18 regionali Girone C di Roma tra Ponte di Nona e Academy Sporting Roma. Piazza Bunzi. Ancora Divezza, scambio con De Amicis, Fiermonte si propone, viene servito, pallone intercettato, ancora l'Academy in possesso della sfera, verticalizza il pallone per Colucci, la palla verticale in area di rigore, sciupa tutto Forgia, occasione per l'Academy. Portiere del Ponte di Nona ne mette tre in barriera. Posizione interessante questa per il capitano. Vediamo se proverà a tirare verso la porta oppure cercherà un cross. Parte palla col destro, conclusione morbida, facile per il portiere. Nona. Gravina. Gravina, le finte su Jacopini, palla per Santesarti. Santesarti avanza sulla fascia, il numero 2, l'appoggio corto, la sterzata, il cross in area di rigore, la palla che passa lontana, Bunzi sulla linea, salvataggio miracoloso da parte del numero 5. Il cross in area di rigore, la palla che passa, diventa un'occasione buona per il Ponte di Nona. Conclusione che però non trova la porta, colpisce fuori. Famoso Bunzi, lancio lungo di Bunzi per la punta, il controllo da parte di De Amicis che smista questo pallone. Forgia, Forgia, la cavalcata da parte di Forgia, 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 l'uscita del portiere. Il capitano sul punto di battuta. Parte col destro, palla in area di rigore, grande intervento da parte del portiere che salva il risultato per il Ponte di Nona. Conclusione a tu per tu col portiere da parte di Fiermonte. Fiermonte, De Amicis, Forgia, Colucci, Colucci arriva, appoggia per Forgia, recupera la difesa del Ponte di Nona. Ora deve mantenere il possesso, rischia in questa occasione. Forgia arriva sul pallone, Forgia in area di rigore, copertura da parte del portiere, poi Colucci non arriva sul pallone. Jacopini, una doppia occasione per l'Academy. Rischio da parte del direttore di gara, finisce qui il primo tempo 0-0 tra il Ponte di Nona e l'Academy Sporting. Noi ci risentiamo per l'inizio della seconda frazione. Sul punto di battuta famoso, una messa in barriera col destro in area di rigore, Bunzi allontana, il possesso ancora da parte del Ponte di Nona che cerca questa conclusione, il portiere che recupera il pallone. Tiro dagli 11 metri per il Ponte di Nona. Ecossi contro Famoso. Ecossi sblocca il match il Ponte di Nona al minuto 18 sugli sviluppi di questo, di un calcio di rigore. Clamorosa sciupata anche con un pizzico di sfortuna. L'appoggio verso il portiere, a tu per tu, a porta vuota. Il Ponte di Nona ribalta al fronte. Gol sbagliato, gol subito. Questa è la dura legge del gol. Gol sbagliato, gol subito. Allunga il Ponte di Nona di due lunghezze ai danni dell'Academy. Vince un primo rimpallo. Fischio dell'arbitro. Ha segnalato un fallo per
a favore dell'Academy. Diversa allontana questo pallone, possesso punta di Nona, apertura sulla fascia, lo stop da parte di Taglienti, la parata da parte di Famoso, pronto a rinvio lungo nella zona di Taglienti, Putti al colpo di testa, Taglienti si propone sulla fascia, viene servito il numero 19, Taglienti contro Mbunzi, Taglienti riesce a passare in area di rigore, Taglienti la palla in mezzo, un altro gol da parte del Ponte di Nona. Allunga le distanze la squadra di casa e ora sono tre gol per la formazione di casa. Non c'è più tempo, fischia il direttore di gara, finisce il match 3-0 in favore del Ponte di Nona. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per le prossime partite.